Carlos Enrique Raposo, detto Kaiser, oggi ha circa 50 anni, è uno dei più grandi giocatori di calcio brasiliani di cui nessuno ha mai sentito parlare perché non ha mai giocato a calcio. Ha avuto contratti con squadre di Serie A brasiliane, con squadre straniere, ma mai sceso in campo. Ha sempre simulato degli infortuni, ha avuto dei certificati medici compiacenti, ha chiesto a qualche amico giocatore di fargli male durante gli allenamenti per poi non scendere in campo la domenica perché le sue doti calcistiche erano tutt'altro che elevate. Però i suoi contratti erano dei contratti niente male. Tra le altre squadre ha militato, ma non giocato, nel Botafogo e nel Flamengo. Era amico di giocatori quali Bebeto, Edmundo, Romario e per sdebitarsi con i suoi compagni perché gli tenessero un po' il filo, come si dice, organizzava festini a luci rosse e allora probabilmente trovava molti amici che durante l'allenamento gli davano un calcio in più per poterlo far stare in tribuna la domenica, neppure in panchina perché poi hai visto mai si poteva entrare. Questo come è successo? È successo facendo sì che i giocatori più famosi mettessero nelle proprie clausole contrattuali il fatto che nella squadra dove andavano a militare fosse acquistato anche Carlos Enrique Raposo, il più grande giocatore brasiliano che non ha mai toccato il terreno di gioco.